Ciao, vi voglio parlare di questo meter che è il Latnex AF5000, che è un meter particolare perché è l'unico della fascia di prezzo economica che riesce ad arrivare a 10 GHz. E anche se, come ho detto nel mio ultimo video, sembra che la banda 5G non arriverà nei prossimi anni a superare queste frequenze, è quindi molto, molto valido un'alternativa. Molto valida ai meter che ci sono già in commercio. È l'ultimo uscito ed è nuovo, praticamente ci sono anche pochi video e poche recensioni. Io non ce l'ho ancora, questo è un video che ho trovato su YouTube dove fa un po' la recensione, anche se la fa malino, devo dire la verità, perché non ci sono delle prove comparative con altri e non ci sono anche misurazioni interessanti da vedere, però insomma le caratteristiche sembrano buone. Misura anche il campo magnetico, non solo quello elettrico, quindi anche Tesla e Gauss. E quindi sembra essere un prodotto discreto che in alternativa ai meter che già tutti conosciamo. Siccome che la domanda che mi viene fatta più spesso è proprio quale meter acquistare, intorno ai €200 questo è sicuramente il meter più economico che viene prodotto con un range fino a 10 GHz. Quindi io posso dire di consigliarlo perché insomma sembra essere un buon meter. Un'altra cosa che volevo dire è sempre riferita a una domanda che mi è stata fatta poco tempo fa e che molti mi fanno, e volevo fare appunto questa precisazione. Mi chiedono molti qual è l'emissione, qual è l'esposizione di sicurezza alla quale si può essere sottoposti senza rischiare problemi di salute. E questa è una domanda che mi fanno in molti, ma che io purtroppo non so rispondere. Non c'è un'esposizione minima entro la quale siamo al sicuro. Se si guardano gli studi del Ramazzini, che sono quelli che secondo me sono stati fatti meglio, o comunque quelli fatti meglio in Italia sicuramente, studi gli unici forse liberi che in Italia sono stati fatti, dicono che l'emissione minima per non essere influenzati da queste onde ad alta frequenza di cellulari, wifi, eccetera, è zero. È zero. Cioè, bisognerebbe stare in un ambiente neutro per non avere certamente nessun problema di salute riguardo a queste. E io ci credo, secondo me è proprio così, però sappiamo che è impossibile, quindi dobbiamo venire a dei compromessi. Ad esempio, io in casa mia ho un'esposizione media della mia abitazione qui nelle mie stanze di 0,3 voltmetri e per me è accettabile. Secondo me fino a un voltmetro si può stare mediamente tranquilli. Questo per quello che vedo in giro, nel senso che non vedo un particolare aumento di problemi o di malattie o di gente che. Perché io rimango, sono molto informato, cerco molto in rete chi ha avuto problemi, i casi vari, anche singoli, di gente che anche a basse esposizioni ha avuto problemi, eccetera, ma sono cose rarissime e non riconducibili direttamente a un problema di elettrosmog. Quindi è difficile dire qual è la soglia minima di esposizione entro la quale si è protetti, non lo riesco a definire neanche io. Io quello che consiglio, ed è un consiglio personale, che non è un consiglio scientifico, quindi questo voglio specificarlo, è di rimanere sotto al voltmetro. Entro il voltmetro, secondo me, con tutta la tecnologia invasiva a radiofrequenza che abbiamo oggi, è una condizione accettabile, accettabile per quello che io ho potuto vedere nella mia esperienza. Non i 6 voltmetro di legge e nemmeno i 60 che vorrebbero introdurre con le nuove leggi, ma uno.
Questo è quello che penso io. Certo, il Ramazzini dice zero, ma è anche un'utopia, una cosa che non si può fare. Quindi la mia personale opinione, quello che faccio io per me, per i miei familiari e nella mia abitazione, è tenermi sotto il voltmetro di media di irradiazione ad alta frequenza tra wifi, cellulari, eccetera. Ricordate sempre che il vostro cellulare che avete addosso è quello che irradia di più il vostro corpo, e quindi fate attenzione a quello e utilizzatelo come ben sapete, come io ed altri consigliamo già da tempo, e che sicuramente saprete come fare, altrimenti guardate i vecchi video che è tutto spiegato. Ciao ragazzi, occhio all'elettrosmog, Valerio Petrucci, Elettrosmog Tip, alla prossima, ciao ciao.